Per non dimenticare e chiedere che la giustizia italiana faccia piena luce sulla tragedia del sisma, con questo spirito familiari e parenti delle vittime hanno organizzato per il pomeriggio di domani, 30 marzo, dalle 17 davanti all'auditorium del parco, una manifestazione a cui è stato chiesto a tutta la città di partecipare. La data coincide con l'ormai nota, purtroppo, telefonata avvenuta nel 2009 tra l'allora capo della Protezione Civile Bertolaso e l'assessore regionale alla Protezione Civile Stati. Una conversazione seguita alla chiamata della Stati, dopo una forte scossa 4.1 che fu registrata nel pomeriggio all'Aquila, dove da mesi era in atto lo sciame sismico. Bertolaso la rassicurò, preannunciando per il giorno dopo una riunione della commissione Grandi Rischi. Un'operazione mediatica, come la definì lo stesso capo dipartimento al telefono, mentre una settimana dopo, alle 3.32, il terremoto distrusse l'Aquila e il suo hinterland, portando via con sé 309 anime. Per quella riunione furono processati tutti i sette componenti della commissione e dopo tre gradi di giudizio, l'unico ad essere stato condannato è stato Bernardo De Bernardinis, all'epoca vice di Bertolaso, che davanti alle telecamere invitò tutti a bere un buon Montepulciano invece di preoccuparsi dello sciame sismico. Parole e sentenze che a 7 anni dal terremoto lasciano più che l'amaro in bocca e per questo domani l'Aquila ricorderà a tutti cosa è diventata dopo quell'operazione mediatica. Massima attenzione a segni apparentemente privi di senso che vengono lasciati fuori delle abitazioni o dei cantieri. Ne sa qualcosa la ditta che sta ricostruendo un edificio in via Tosti, nell'immediata prima periferia del capoluogo, dove nei giorni scorsi dei ladri hanno rubato attrezzi ed oggetti per alcune migliaia di euro. I malviventi non sono riusciti a portare via una piccola ruspa, un bobcat, altrimenti il bottino sarebbe stato ancora più ingente. Sul posto, i titolari dell'azienda e i carabinieri hanno rinvenuto un messaggio in codice, probabilmente lasciato dai malviventi nei giorni precedenti al furto, dopo un attento appostamento. Un rombo, che significa un edificio disabitato, con all'interno una croce, che nel codice dei ladri vorrebbe indicare un buon obiettivo da colpire. Sui lati della figura geometrica dei semicerchi, che, sempre stando agli inquirenti, potrebbe essere assimilato alla lettera D, a significare il giorno ideale per il colpo, ovvero la domenica. Un segnale preciso come ce ne sono diversi, da quelli che indicano le abitazioni già svaligiate, a quelle abitate dagli appartenenti alle forze dell'ordine, da cui è meglio stare alla larga, anche se più intrepidi a volte non se ne fanno intimorire. Per questo è sempre bene prestare la massima attenzione a strani disegni, spesso lasciati sui citofoni o sui muri degli edifici, oppure a lacci e nastri che possono essere lasciati legati su recinzioni e reti che circondano le case più isolate. Fin dalla sua inaugurazione a novembre era chiaro a tutti che il grande vulnus del nuovo tribunale ricostruito in via 20 Settembre era la carenza di parcheggi. Dal giorno dopo, auto in sosta selvaggia lungo tutta via Filomusi Guelfi hanno creato non pochi problemi alla circolazione e costretto spesso la polizia municipale ad elevare sanzioni e multe per scoraggiare parcheggi più o meno fantasiosi. Per tamponare l'emergenza era stato attivato anche un servizio navetta che partiva dal parcheggio della Corte d'Appello, vicino alla stazione, ma anche quell'operazione non ha riscosso particolare successo, con cittadini e avvocati sempre alla ricerca di un parcheggio nei pressi del palazzaccio, con conseguente caos nelle vie limitrofe, dove è tutto un cantiere, e persino davanti alla sede comunale di Villa Gioia. Giovedì, 2 mesi e 230.000 euro dopo, verrà inaugurato il parcheggio che sorgerà a fianco degli uffici giudiziari, dove in precedenza erano costruite delle abitazioni di edilizia residenziale. 100 posti auto che aiuteranno a regolarizzare il problema della sosta, che nei mesi scorsi ha sollevato proteste anche di chi, pur non dovendo andare in tribunale, non aveva alcuna idea di dove lasciare l'auto, correndo ogni volta il rischio di trovare l'odiatissimo orevale verde sul parabrezza. È aperto il bando di concorso per la 10ª rassegna musicale DSU L'Aquila. L'azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila, in collaborazione con il laboratorio culturale Dietro le Quinte, promuove la 10ª edizione della celeberrima rassegna musicale. In premio un buono da 1.200 euro da spendere a fini artistici e promozionali. La rassegna si ricorda aperta a singoli artisti o a gruppi musicali emergenti, con almeno all'interno un componente iscritto ad una facoltà dell'Ateneo dell'Aquila, al Conservatorio Casella o all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila.
La richiesta di partecipazione deve pervenire necessariamente entro lunedì 2 maggio all'indirizzo Decima Rassegna Musicale ADSU L'Aquila, Azienda per il diritto agli studi universitari, Palazzina D, presso ex caserma Campomizzi, 6700 L'Aquila. La busta dovrà essere chiusa e contenere come richiesta di partecipazione, oltre alle generalità anagrafiche, al curriculum e al repertorio, il recapito del referente, ma anche una registrazione demo su CD contenente almeno 4 brani propri o cover, oltre a una scheda tecnica del gruppo. La giuria, nominata dalla DSU e dall'Associazione Culturale Dietro le Quinte, esaminerà le candidature e selezionerà 3 gruppi che si esibiranno nel concerto finale del concorso, che si svolgerà lunedì 16 maggio alle ore 21 presso il ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila. La produzione di brani propri ed inediti sarà titolo preferenziale nella selezione delle candidature. Durante il concerto, ciascuno dei 3 gruppi avrà a disposizione un tempo massimo di 30 minuti per l'esibizione. La giuria a fine concerto sceglierà il vincitore, che si aggiudicherà il premio da 1.200 euro da utilizzare a fini artistici e promozionali, e comunque tutti i gruppi riceveranno una targa ricordo e la registrazione video del concerto finale. La partecipazione alla rassegna musicale è totalmente gratuita, così come gratuito è anche l'ingresso al concerto conclusivo.